cari amici, sono a 4 metri da una meravigliosa griglia che permette ai fruitori di questo bosco di poter cuocere e quindi mangiare tutto ciò che viene portato da casa in materia di carne, eccetera, eccetera. A distanza di questi famosi 4 metri che vi stavo dicendo, io in questo modestissimo, piccolissimo bosco ho radunato nel giro di un quarto d'ora, guardate un po', cicche, che nel bosco è quanto di più pericoloso possa esistere, una mela, e poi ecco qua, tutti questi fazzolettini utilizzati chiaramente da qualche defecatore o defecatrice e sono stati abbandonati nel bosco. Neanche il pudore, come dire, di coprirli, no, tanto e chissà, e chi è stato? Il budello della vostra mammina. Allora, questi defecatori, come io li chiamo, chiaramente sono dei, come dire, degli ingenui, perché pensano, credano che non si possa risalire a loro. È sufficiente una piccola telecamera, mettendola da qualche parte, e poi addirittura ci sono anche delle, come si chiamano quelle delle donne, dei tampax, roba del genere. Va bene, quindi questo è stato il frutto di un mio velocissimo percorso fatto in questo boschetto. Guardate, il boschetto è tutto lì, guarda. Lì c'è la strada, qui c'è la griglia, qua c'è un sentierino che va sempre sulla strada, ed è tutto qua. In così piccolo e modesto spazio, questi figli di puttana, oppure direi degli uomini e delle donne, come si dice, e non sbaglio, di merda, perché questa è merda, fazzolettini utilizzati, va bene, si sono attrezzati e sono riusciti a rovinare i boschi. Auguri, presto voi tutto questo non lo potrete più fare, perché io sono stato anche incaricato di prendere i numeri di targa quando mettendomi da un'altra parte del boschetto, che è là dove c'è un'altra, eccola là, ci si può mettere a sedere, facendo finta di essere anch'io un fruitore. Quando vedo che buttano via roba del genere, io le fotografo e gli farò arrivare una bella multa, una bella contravvenzione da levargli le penne. Passiamo un attimo velocissimamente a queste sigarette. Il bosco in questo periodo è secco, sono già più di 2 mesi che non piove. Queste cicche buttate via, non sapete voi fruitori di merda che può essere pericoloso? Basta, Credo che questo video possa, in questo video ci si possa riconoscere qualcuno, e che se fosse così si mettesse la mano sulla coscienza e dicesse: sono una stronza o sono uno stronzo. Se non lo pensate voi, ve lo dico io. Arrivederci.